tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale se siete dei nuovi iscritti e benvenuti in questo nuovo video. Come avete visto dalla mia acconciatura, oggi altro appuntamento con i calendari dell'avvento. Mi è arrivato finalmente, dopo un lungo ritardo, il calendario di Look Fantastic, che è proprio qui dietro. Ci sono i miei gatti spiaggiati sul letto, vabbè, faranno da coreografia, ed eccolo qua. Si è fatto tanto attendere questo calendario, ho anche avuto da ridire con il servizio clienti, perché ho fatto il preordine l'11 di settembre, è veramente arrivato tardissimo. Continuavo a chiedere dove era il mio ordine, perché comunque vedevo che anche altre persone ricevevano il calendario e io no. Dopo vari messaggi standard e abbastanza stitici, fatemi passare questo termine, sono riuscita a ottenere almeno una data di spedizione e un numero di spedizione. E finalmente, dopo un paio di scambi di email, il calendario magicamente è arrivato qualche giorno dopo. Primo ordine fatto su Look Fantastic, sinceramente mi ha lasciato un po' a desiderare, però probabilmente avevano tanti ordini, così come mi hanno scritto, è stato un caso eccezionale, quindi mi sento di non bocciarli categoricamente, ma dare, tra virgolette, un'altra possibilità se dovesse servirmi qualche cosa. Bando alle ciance e adesso iniziamo a scartare il calendario, ma prima di iniziare ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanellina, così da non perdere nessuno dei miei video, e ovviamente seguitemi anche su Instagram, trovate giù nell'info box il link diretto che vi porterà alla mia pagina Instagram, e sarò felice di avervi anche tra i miei follower. Come vi ho fatto vedere, il calendario si presenta così, un packaging nero con la sua porticina. Lo lascio lì il calendario, così copre anche un po' il mio gatto spiaggiato sul letto, e inizio ad aprirvi le caselline. Scelgo di aprirvele in ordine, perciò casellina numero 1, bella grossa, contiene questo Blush Glow Duo di Natasha Denona. Eccolo qua. In camera non rendono molto come dal vivo, ma come quasi sempre succede, però davvero un bel duo, mi piace soprattutto perché ha lo specchietto, quindi è anche comodissimo da portare in giro. Questo sapevo che ci sarebbe stato, me l'ero un po' fatto spoilerare e sono felicissima ovviamente di averlo ricevuto, guarda un po' che sorpresa. Nella casellina numero 2 troviamo un pennello del marchio Luxi, luxibeauty.com. Molto morbido questo pennellino, per gli illuminanti va bene, penso anche per prendere il blush di Natasha Denona che avete visto prima, molto morbido, non conoscevo il marchio. Nella casellina numero 3 troviamo un bath shower gel, quindi un doccia schiuma, rabarbaro e rosa. Buonissimo questo profumo. Poi sapete com'è, ho la mania di annusare le cose, no? È davvero un buonissimo, buonissimo profumo questo qui. Il marchio è Molton Brown London. Proseguiamo con la casellina numero 4 e abbiamo un'acqua micellare di questo marchio qui, Rodial, e c'è scritto Dragon's Blood Cleansing Water, quindi sangue di dragone, è un'acqua micellare. Non conoscevo né il marchio né quest'acqua micellare, ovviamente. Ha un odore particolare, è buono, mi aspettavo un, non so come mai, forse per il rosa, un odore più dolciastro, invece no, ma ha un buon odore. Casellina numero 5 e troviamo, sembra una caramella, The Cream A Shadow. Il marchio è Trina, quindi Trina.
numero 532. Sembra quasi un duochrom a vederlo così. È comunque sui toni del bronzo. Devo dire che non mi dispiace questo ombretto e francamente io non conoscevo il marchio. Un marchio nuovo per me. Casellina numero 6 e troviamo Deep Conditioning Treatment, quindi un trattamento pre-shampoo. Vado a leggere dietro e in inglese le indicazioni c'è scritto Before Shampooing, Truly, Wet Hair and Applique Section. Quindi prima dello shampoo, con i capelli bagnati, applicare in sezioni e lasciare per 10-20 minuti. Più lungo lo lasciate meglio è, c'è scritto. Dopodiché sciacquare e andare a fare lo shampoo. Non riesco a capire la profumazione, ma c'è scritto vanilla, maia e fiori d'arancio. Credo che sia un profumo che mi piace, peccato non riesco a capirlo annusandolo così, dovrei farne uscire un po' e mi dispiace perché comunque è una size abbastanza piccola perché è un 40 ml. La casellina numero 7, sto cercando in effetti di andare un pochino più svelta del solito perché non voglio che duri troppo questo video. E troviamo questo tonico del marchio Ren, un 50 ml. Non conoscevo questo marchio e appunto questo è un tonico. Facciamo la prova profumo. Non lo capisco, mi ricorda un pochino l'arancio. Una segnalazione che vi faccio per chi come me non conoscesse il brand è Cruelty Free. Casellina numero 8 contiene uno struccante, crème de maquillage. All'interno è così, ne ho uno simile di un altro marchio. Buonissimo profumo, una buonissima profumazione. L'indicazione vedete dietro, cleanser cream demaquillant. Credo che dovrebbe funzionare come quella che ho, quindi se ne preleva un pezzo, lo si va a strofinare per rimuovere il make-up e poi si risciacqua e volendo si può anche utilizzare un detergente per il viso, penso sia più o meno la stessa cosa. Andrò poi a leggere, poi come sempre cercherò di farvi dei post su Instagram o delle storie, adesso vedo che cosa mi riesce prima perché il tempo è sempre sempre troppo poco. Casellina numero 9 contiene una matita di Diego Dalla Palma, la numero 01. Eccoci qui, una matita occhi, ed è nera. Bella pigmentazione, abbastanza morbida la consistenza della punta di questa matita occhi di Diego Dalla Palma. Di Diego Dalla Palma avevo provato dei mascara che però a lungo andare non mi avevano molto entusiasmato, perciò sono davvero curiosa di provare questa matita occhi. Nella casellina numero 10 vedo qualcosa di bello, consistente e cicciotto. Ah, ed è qualcosa di Rituals. Avete visto il video spettacolare, il loro calendario dell'avvento. La profumazione è Organic Riso e Cherry Blossom, quindi fiore di ciliegio. La profumazione non si sente perché come vedete è chiuso. E questo qui è uno Sugar Body Scrub, quindi uno scrub per il corpo. Vi ho detto una consistenza bella cicciona, ma non vi ho detto gli ml, sono 125 ml. Casellina numero 11. Troviamo una mini size. Guardate. Guardate che mini size che abbiamo qui. È soltanto un 10 ml Tan Luxe Super Glow Hyaluronic Self Net Serum. Quindi è all'acido ialuronico ed è un siero, se non ho capito male. E sono davvero curiosa di provare questo siero. Ha una buonissima profumazione. Ricorda un pochino, per farvi capire, un profumo o un deodorante maschile. Però buono, mi piace tanto. Casellina numero 12 e troviamo un lip polish, quindi un lucidelabbra, un rossetto di questo marchio, il La Masqua.
Questo qui è il colore. Come colorazione mi piace davvero tanto. Non so se riesce a rendere in camera, ma è una specie di color malva con un tono leggermente più scuro. In camera sembra più chiaro, probabilmente sono le ring light, ma applicato sulla mano è leggermente più scuro, eh? Lo vedete molto chiaro, in realtà non lo è. Mi piace. Casellina numero 13. Contiene una mascherina per dormire. Avete visto il mio video di Shein? Dove ho fatto degli ordini di pigiama, ve li metto nelle schede da queste parti, dove praticamente mi avevano dato diverse mascherine per dormire. Questa qui però ovviamente è migliore, adesso se riesco ve la vado anche ad aprire. Ecco, è molto più morbida, non so se si riesce a capire. Sembra quasi velluto. Questo è il marchio, credo, Glow, anzi Glove. Casellina numero 14 e contiene questa crema del marchio Elemis Pro Collagen Oxygen Night Cream. È fatta così ed è appunto una crema al collagene da applicare la sera. Contiene un 30 ml, molto luccicoso come packaging. Casellina numero 15 e contiene un siero alla vitamina C. Ha un 10 ml e francamente non capisco il marchio perché appunto fragrance free, ecologicing, però non capisco il marchio. È allergie certificate, vegano, con acido ialuronico, però non capisco il marchio. Scusatemi, se lo sapete voi ditemelo nei commenti. Casellina super cicciona numero 16. Questo qui, Deep Sleep Body Cocoon. Questo è il marchio This Works. A multitasking beauty sleep savior for better night and brighter morning. Sotto c'è scritto in francese: usare di notte dopo il bagno e prima di dormire. Un 100 ml per questa casellina qui, bella cicciotella. Casellina numero 17, siamo oltre la metà, non me ne ero neanche accorta e troviamo, deduco che sia qualcosa che potrebbe rompersi perché hanno messo la carta bolle. Contiene questo, il marchio è O Morovitska Budapest. Silver Skin Savoir SOS Argent, prodotto in Bulgaria un 15 ml, un packaging veramente bello, ma non ho capito cosa serve. Credo che sia forse una crema per il viso. Non riesco a capire sinceramente, ma lo andrò a cercare. Andrò a cercare o sul sito di Look Fantastic, che ovviamente io non ho guardato in toto, sapevo qualcosina, questo non ero andata a cercarlo, perché comunque volevo tenermi un po' di sorpresa nell'aprire questo calendario, però non capisco che cos'è. Ve lo cercherò e ovviamente come sempre ve lo farò sapere. Ah, ovviamente se lo sapete voi scrivetemelo nei commenti, eh. Casellina numero 18 e troviamo del marchio Sleek Makeup un mattifying primer, quindi un primer per il makeup. È un 20 ml, non lo apro così non mi invalido il PAO che vi dico essere di 6 mesi. Casellina numero 19 di Anastasia Beverly Hills, il Lash Brag, quindi il mascara volumizzante di Anastasia. Bello questo scovolino, mi piace. Sinceramente di Anastasia Beverly Hills non ho praticamente mai acquistato nulla, quindi sono anche abbastanza curiosa di provare questo mascara. Se però voi l'avete provato, ditemelo nei commenti. Casellina numero 20, mancano solo 5 caselle a Natale. Del marchio Mio, gel doccia e maschera, due in uno. Come indicazione è scritta ovviamente di utilizzarlo sulla pelle bagnata, su tutto il corpo. Per un effetto più intenso c'è scritto di applicare sulla pelle asciutta
lasciare per 2 minuti e poi andare a toglierla, a rimuoverla. Proverò in entrambi i modi, così vi farò sapere. Nella casellina numero 21 troviamo del marchio Filorga crema correttiva rughe. Dietro è scritto in italiano, è scritto crema correzione rughe assoluta. Un 15 ml e un PAO di 12 mesi, quindi è una crema che va a correggere le rughe di Filorga. Casellina numero 22, siamo sempre più vicini alla fine di questo calendario. Del marchio Caudalie, che ho già avuto modo di provare ed è davvero un ottimo marchio. Questo Purifying Gel Cleaner, Vino Pure di Caudalie. È per il viso ed è indicato di evitare il contorno occhi. Caudalie è un ottimo marchio, io lo conoscevo già, ho provato altre cose, sempre di questo brand, altre tipologie di cosmesi. Avevo fatto un post tantissimo tempo fa, ci sono varie profumazioni, ha un 30 ml e il suo PAO è di 9 mesi. Casellina numero 23. Del marchio Avant abbiamo una maschera viso Rose Quartz, Hyaluronic, Sweet Almond and Avocado Oil. Harmonizing Rose Quartz, Revitalizing and Firming Mask. Un 50 ml, un PAO di 12 mesi ed è indicato che è cruelty free. Casellina 24, vigilia di Natale e abbiamo una matita per le sopracciglia. Abbastanza chiare, c'è ancora un po' di spazietto, sì, lo facciamo qui. Abbastanza chiara come tonalità, comunque un marrone. E da questa parte c'è il suo pettinino per pettinare le sopracciglia. Il marchio è Lord & Barry. Brunette il colore numero hashtag 1706. E arriviamo alla fine, all'ultima casellina. Qui ci sono tutte le caselle buttate sul mio letto. L'ultima casellina, la 25, che andiamo a prendere e contiene del marchio Espa 24 Hour Balancing Moisturizer. Oil Balancing Moisturizer to help hydrate and clarify. Per idratare e chiarificare la pelle, non so se sto traducendo giusto. Per migliori risultati, applicare con il dito sulla faccia, collo e décolleté. Per questa crema un 55 ml e un PAO di 9 mesi. Terminato lo spacchettamento di questo calendario di Look Fantastic e quindi siamo arrivati alle mie considerazioni finali. Ricomprerei questo calendario? No, non lo ricomprerei sinceramente. Io l'ho pagato 99 € se non mi sbaglio. Scusate, 95. Ho detto 99 e ho sbagliato. 95 € il costo di questo calendario. Non ho usufruito di sconti, purtroppo. Per il costo che ha, sinceramente mi aspettavo più full size, ce n'è molte poche. Ho voluto provare quest'anno, l'anno scorso mi era scappato e sinceramente mi ero pentita perché aveva delle cose veramente belle. Quindi quest'anno ho deciso di comprarlo quasi a scatola chiusa perché avevo fatto la prevendita. Sono rimasta un po' delusa dal fatto che di make-up non avesse tantissimo, che ha poche full size. Adesso non conosco tutte le size di tutti i brand che fanno, però mi aspettavo qualcosa di un po' più grosso. Queste caselle molto grosse, cioè per esempio questa qui ci stava tranquillamente una palettina. In questa qui enorme c'era la palettina di Natasha Denona, la casellina numero 1. Insomma, potevano mettere qualcosa di un po' più grosso. Mi aspettavo davvero qualcosa di più da questo calendario. Forse avevo io troppe ambizioni, perché non è un brutto calendario. Assolutamente no. Se io dovessi scegliere di riacquistarlo, se potesse ritornare indietro nel passato, non lo riacquisterei. Mi sono piaciuti di più gli altri che ho scartato.
Questo non tantissimo, la mascherina per la notte secondo me se la potevano evitare, cioè un sito come Look Fantastic secondo me poteva dare di più, ecco. Resta il fatto che ha dei buoni prodotti, ha dei buoni brand all'interno, sicuramente la palettina di Natasha Denona è una bella chicca, cose che secondo me potevano mettere in più ce ne sono, manca una palette occhi, c'è un solo ombretto cremoso, uno, una matita occhi, un mascara in mini size e una matita per le sopracciglia, non c'è né un correttore, né un fondotinta, non c'è nulla di tutto questo. Darò forse un'altra possibilità a Look Fantastic. Per quanto riguarda la mia esperienza, non è stata appunto positiva. Basti vedere appunto la diatriba col servizio clienti, nel senso, ho avuto fare la prevendita a sto punto, non si sa. Un po' delusina dal contenuto di questo calendario, cose che si potevano evitare, secondo me ce n'erano, cose che si potevano aggiungere, tantissime. Lascio a voi giudicare se è nelle vostre corde l'acquisto di questo calendario oppure no, io tornassi indietro non lo riacquisterei, ecco, sceglierei altri brand. Fatemi sapere nei commenti se voi avete acquistato questo calendario e lo avete già scartato, se vi è piaciuto il contenuto, vi aspettavate di più oppure vi aspettavate esattamente questo. Ovviamente se non siete andati prima a sbirciare quello che c'era all'interno, ecco, io avevo visto che c'era qualcosa di Natasha Denona e quindi avevo scelto di acquistarlo e non ho guardato tutte le caselline proprio perché volevo tenermi un pochino la sorpresa. Quindi fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di questo calendario. Secondo voi vale la pena acquistarlo? Voi, se l'avete acquistato, siete rimaste soddisfatte? Oppure siete come me, se tornaste indietro non lo ricomprereste? Ditemelo un po', chiacchieriamo. Io per adesso vi saluto, ma non vi dimenticate di iscrivervi al canale con la campanella attivata, così da non perdere nessuno dei miei video, e lasciatemi un pollice in su come supporto al canale. Noi ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, fate i bravi. Ciao!